Eccoci al nostro appuntamento, è un piacere ritrovarci per dare conoscenza delle attività dell'amministrazione. Abbiamo annunciato quello che è il programma per la settimana santa, una Pasqua naturalmente, gli auguri a tutti i vercellesi e quello che è il programma sia per quanto riguarda le manifestazioni religiose che per le rappresentazioni che vedono in questo periodo impegnata l'amministrazione in collaborazione con la Curia. Abbiamo naturalmente quello che è uno degli aspetti che vede i fedeli, l'aspetto devozionale, la processione delle macchine il Venerdì Santo, prima la visita ai sepolcri, che è un'altra tradizione vercellese il giorno prima, e naturalmente il precetto pasquale, la veglia e quello che è la parte di assoluta spiritualità dell'aspetto della Pasqua. Abbiamo come rappresentazioni in Sant'Andrea il 5 aprile alle 21 l'Entierro, sarà sicuramente uno spettacolo di grandissima emozione. La nostra cattedrale, l'aspetto scenico, l'aspetto della sacralità della musica e della spiritualità della celebrazione religiosa. Quindi un grande evento, 5 aprile, ore 21 in Sant'Andrea. Altrettanto avremo poi il concerto della Camerata Ducale e, come sempre, quello che è del precetto pasquale, la parte religiosa, lo scoprimento del Cristo e la parte che tutti noi ci vede in un periodo particolarmente di attenzione, di spiritualità, e naturalmente va un pensiero per la pace, per un periodo sereno, sereno per tutti. La città in questo periodo si sta muovendo sotto tanti profili per continuare nelle azioni che sono tali da mettere sempre in evidenza la ricchezza e la storia di Vercelli. In questo caso parliamo del ritrovamento in Piazza Solferino durante un lavoro di scavo per una manutenzione di una linea della ASM, un ritrovamento molto importante, la porta di Vercelli. Quindi è stato individuato sia l'arco che dava origine alla porta e una torre romana di grandi dimensioni, anche molto poco sotto l'asfalto, pochi centimetri sotto l'asfalto. Questo naturalmente è un rinvenimento di grandissima rilevanza, e adesso come amministrazione si è disposto anche degli esami col georadar per vedere quale altra parte di ritrovamento sarà sicuramente auspicabile nella zona. La volontà dell'amministrazione è di valorizzare questo importantissimo ritrovamento che dà il segno dell'importanza della Vercelli romana. Siamo nella direzione dell'anfiteatro, dove stiamo continuando a lavorare dopo aver acquisito le aree, e stiamo ancora facendo delle attività sia di sondaggio con la sovrintendenza, sia di acquisizione di edifici e di immobili, proprio per dare come rilevanza alla parte dell'anfiteatro, con un progetto che è stato finanziato dal PNRR, e quindi proprio per dare la conoscenza di quello che sarà un circuito così importante, le terme già restaurate, l'anfiteatro, il Museo Civico Archeologico, il Leone, la possibilità, il Porto Canale, il Brutfund, sicuramente di dare una misura, una conoscenza e un circuito archeologico così importante e anche di grandissima impatto per quelle che sono le volontà dell'amministrazione di far conoscere e di far apprezzare anche ai turisti e alle persone che vengono da fuori, non solo ai vercellesi, quella che è la vera storia di una grande città come Vercelli, che ha avuto queste occasioni nella storia e che devono essere assolutamente conosciute. E la città poi sta programmando altri eventi. C'è la stagione
Pavilione del Teatro il 2 di aprile con Buzzati, con Dino Buzzati. Sicuramente si vuole offrire ai cittadini delle occasioni di cultura e delle occasioni di svago. Altrettanto per già previsto per il 30 di luglio Piero Pelù, i biglietti da ieri sono in vendita e quindi anche in questo caso chi vuole prenotarsi per un'estate di divertimento, di svago e di intrattenimento, cioè è l'occasione di un grande nome, di un grande artista che starà quindi sicuramente a Vercelli, così come vogliamo costruire anche per quest'anno un tabellone e un cartellone di particolare importanza per offrire ai nostri concittadini una vera occasione per quello che sarà l'estate vercellese.